Una buona serata e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura, L'Aquila è capitale della cultura 2026. La proclamazione è arrivata questa mattina dal ministro Gennaro Sangiuliano. Il capoluogo abruzzese ha vinto la concorrenza di altre 9 città. L'attenzione ai giovani e una buona integrazione tra pubblico e privato tra le motivazioni alla base della scelta. La giuria all'unanimità raccomanda come capitale italiana della cultura 2026 la città dell'Aquila. L'Aquila è capitale italiana della cultura 2026. A proclamarla questa mattina nella sala Spadolini del Ministero della Cultura il ministro Gennaro Sangiuliano alla presenza della giuria presieduta da Davide Maria Desario. 10 in tutto le città finaliste. Oltre al capoluogo della nostra regione, in lizza c'erano Agnone, Alba, Gaeta, Latina, Lucera, Maratea, Rimini, Treviso e l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese. Il dossier del capoluogo d'Abruzzo ha come titolo L'Aquila città multiverso. Questa la motivazione. Il dossier propone un modello di valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale, artistico e naturale. Mira al recupero dell'identità, puntando sulla cultura intesa come volano per la crescita e come elemento fondante di una comunità. Il progetto coinvolge un numero rilevante di realtà, creando un forte collante con i territori circostanti. Il budget previsto è coerente con gli obiettivi. La strategia di spesa indicata è destinata ad avere un importante effetto moltiplicatore. Il palinsesto degli eventi e delle iniziative si sviluppa per l'intero anno e copre tutto il panorama dell'espressione artistica e culturale, cinema, teatro, musica, arti visive. Apprezzata l'attenzione ai giovani che non saranno solo fruitori ma attori. Il progetto adempie agli indicatori del bando con una buona integrazione tra pubblico e privato. Molto apprezzata la centralità e il coinvolgimento del sistema museale, bibliotecario e universitario. Il giudizio è eccellente. Presenti in aula il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio e il sindaco Pierluigi Biondi. Il primo cittadino, visibilmente commosso, ha ricordato l'anniversario, il 15° che ci sarà a breve, del terremoto che distrusse la città la notte del 6 aprile 2009. L'Aquila è una città che si avvia a celebrare i 15 anni del terremoto. Un evento che ci ha colpito non soltanto come istituzioni, ma a me personalmente come sindaco, ma in primis come cittadino e come rappresentante di una comunità locale che ha sofferto tantissimo. L'ho detto nel corso dell'audizione, il riconoscimento di capitale italiana della cultura non può essere un risarcimento, perché non esiste risarcimento per quello che il nostro popolo ha sofferto, ma rappresenta sicuramente un elemento intorno a cui ricostruire il tessuto sociale della nostra comunità e delle nostre comunità. Lo abbiamo detto, la cultura non è un elemento accessorio nel percorso che stiamo facendo. Voltiamo pagina, siamo alla cronaca. Nel corso dell'udienza preliminare sui presunti appalti pilotati nella ASL di Pescara, la difesa del principale imputato, l'imprenditore della sanità Vincenzo Marinelli, ha presentato formale richiesta di ricusazione del giudice. L'istanza fa leva sui patteggiamenti accordati dal GUP De Rensis ad altri 4 imputati. Il servizio è di Stefano Buda. Chiesta la ricusazione del giudice nel procedimento sugli appalti della sanità pescarese, che secondo l'accusa sarebbero stati pilotati in favore di società riconducibili o comunque vicine all'imprenditore Vincenzo Marinelli. Per questa vicenda, che riguarda 5 gare dal valore complessivo di oltre 35 milioni di euro, sono imputate 26 persone, 4 delle quali hanno scelto di patteggiare. E sono stati proprio i patteggiamenti accordati dal GUP Giovanni De Rensis a far scattare la richiesta di astensione per incompatibilità avanzata dall'avvocato di Marinelli Augusto Lamorgia. In aula, in seguito al rigetto della richiesta, Lamorgia ha presentato formale istanza di ricusazione del giudice, alla quale si sono associati anche i legali delle figlie di Marinelli e di Tommaso Marchese. La mossa delle difese fa perno sul patteggiamento di 4 imputati,
tra i quali la dirigente della ASL Tiziana Petrella, che ha concordato la pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione. Petrella, accusata di corruzione turbativa d'asta, è infatti una figura chiave dell'inchiesta, essendo considerata dalla procura la persona che avrebbe indirizzato gli appalti in favore di Marinelli in cambio di soldi e costosi regali. La difesa di Marinelli, di conseguenza, sostiene che il giudice, nel concedere il patteggiamento a Petrella, sia già entrato nel merito, stabilendo la sussistenza del reato corruttivo. Tutto ciò, secondo l'avvocato Lamorgia, pregiudicherebbe il diritto del suo assistito ad essere esaminato da un giudice terzo nell'ambito di un processo equo. Spetterà la Corte d'Appello dell'Aquila il 28 maggio prossimo esprimersi sull'istanza di ricusazione. Nel frattempo sono state depositate altre 2 richieste di patteggiamento concordate con il PM Andrea Di Giovanni da parte dei legali di Graziano Canonico e Pasquale Sentenza, il primo tuttofare e l'altro contabile di Vincenzo Marinelli. Il deputato di Azione Giulio Cesare Sottanelli è stato questa mattina nella casa circondariale di Teramo dopo il decesso di ieri in carcere di un giovane di 20 anni. Sottanelli ha illustrato numeri preoccupanti che riguardano sovraffollamento e carenza di agenti di polizia penitenziaria, preannunciando che si rivolgerà alla magistratura per le presunte mancanze del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il servizio di Ania Cantagalli. Dopo il decesso in carcere del ventenne Patrick Guarnieri nel giorno del suo compleanno, il deputato di Azione Giulio Cesare Sottanelli, accompagnato da Libera D'Amelio, anche lei di Azione, è entrato questa mattina nel carcere di Castrogno a Teramo per un sopralluogo. Sono scioccato perché ho visto i numeri e ho visto anche alcune condizioni. Riguardo le condizioni, vedere 2 bambini di 4 mesi, di 18 mesi dentro delle celle insieme a tutte le altre detenute, quando io ho visto con i miei occhi circa 8 anni fa, quando l'allora direttore del carcere fece una sezione dedicata specifica per consentire alle mamme di avere i bambini in posti diversi. Questa sezione non è stata mai aperta. E quindi vedere 2 bambini lì dentro è un colpo al cuore. Abbiamo il 75% più o meno in più dei detenuti rispetto a quello che massimo il carcere può ospitare, con il 25% in meno di personale. Quindi laddove abbiamo il 75% di detenuti, il 25% in meno il personale. Sul personale c'è una parentesi molto grave, cioè che hanno più di 12.000 giorni di ferie arretrate, hanno circa 50-60.000 ore di straordinario che sono obbligati a fare, perché ovviamente non riescono a coprire i turni e dare quel servizio e quella vigilanza che serve all'interno del carcere. Non mi faccio prendere in giro dal DAP, quindi informerò, visto che è stata aperta anche un'indagine rispetto al suicidio del ragazzo che è avvenuto ieri, quindi informerò la magistratura rispetto a delle eventuali responsabilità che il DAP ha nei confronti di questo carcere, perché rispetto alla interrogazione fatta l'anno 15-16 mesi fa non è cambiato nulla, anzi è peggiorata. Intanto sul decesso di Patrick Guarnieri è stato aperto un fascicolo in procura. Domani ci sarà l'autopsia e all'esterno del carcere è stato esposto anche uno striscione. I familiari sostengono che il giovane non si sia suicidato. Tra pochi giorni sarà effettivo il pedaggio gratis sulla A14 fra i caselli di Pescara Ovest Chieti e Pescara Sud Francavilla a causa della perdurante chiusura della galleria San Silvestro. Paolo Renzetti.
Sindaco, buone notizie per chi deve arrivare dalla zona nord, da Pescara verso Francavilla, perché tra pochi giorni sarà effettivo il pedaggio gratuito sulla A14 tra i caselli di Pescara Ovest Chieti e Pescara Sud Francavilla. Sì, è di pochi giorni fa la notizia del Ministero che ha rilasciato il nulla osta alla stipula della convenzione per la gratuità del pedaggio da Pescara Sud a Pescara Ovest, quindi Francavilla Pescara Ovest, andata e ritorno. Ci sarà la gratuità per tutti coloro che ne usufruiranno senza necessità di alcuna documentazione, così mi è stato riferito. Chi è fruitore del Telepass entrerà e non avrà nessun addebito, chi invece prenderà il tagliando reinserirà il tagliando senza dover, la sbarra si alzerà senza alcun pagamento. È una misura che va ad alleggerire il traffico e i grandi disagi che abbiamo in questo momento su Francavilla, disagi enormi, ormai noti a tutti, che potrebbero amplificarsi ancora di più con l'arrivo della stagione primaverile ed estiva. Quindi stiamo monitorando quotidianamente, diciamo, il rispetto del cronoprogramma che ci è stato fornito, con cui ci hanno assicurato che i lavori dovrebbero terminare intorno al 1° luglio. Abbiamo chiesto di informarci su eventuali ipotesi di slittamento, confido nel fatto che insomma, i lavori procedano davvero in questo modo e che eventuali disguidi ci vengano comunicati tempestivamente. Riapertura che ci sarà nel bel mezzo della stagione estiva, quando i residenti a Francavilla aumentano in maniera esponenziale. Eh sì, è proprio questo che mi preoccupa, oltre al disagio che abbiamo attualmente di inquinamento e di ritardi che tutti noi cittadini subiamo, ci potrebbe essere un grave danno anche economico per gli operatori turistici e non solo commerciali, perché col triplicare della popolazione sinceramente si avrebbe un blocco totale del traffico con danni grandissimi per tutto il territorio, non solo quello di Francavilla. I diversi cantieri aperti in città riducono lo spazio dedicato ai parcheggi. I disagi, secondo Confesercenti, investono il commercio, il turismo e anche gli stessi lavoratori del bacino commerciale. Confesercenti chiede l'intervento dell'amministrazione comunale. Katia Napoleone. L'area di risulta di Pescara, che presto verrà bonificata, rappresenta attualmente lo spazio più grande destinato ai posti auto. I diversi cantieri aperti in città a partire dalla fine dello scorso anno hanno di fatto prodotto qualche disagio. Beh, qui in Pescara Centro ormai sono diversi mesi che abbiamo problemi con il parcheggio. Continuano a dirci che ci sono tantissimi stalli gratuiti, ma non sappiamo dove sono, forse non nella nostra zona pertinente al commercio del centro commerciale naturale. Possiamo già vedere che l'area di risulta, parcheggio diciamo del centro, è occupato ormai già da diversi mesi da questo grande cantiere. Che il PNRR sia un'opportunità è un dato, ma Confesercenti lamenta la contemporaneità nella realizzazione delle opere, anche se poi c'è da considerare la tempistica dettata dal piano nazionale, che non fa certo sconti. Corso Umberto che è chiuso, Piazza Sacro Cuore che comunque troviamo ancora tutta chiusa e blindata, e una persona che passa dice vabbè, questa strada è chiusa, ci sono dei lavori, non pensa di fare il giro. Cioè, noi abbiamo anche forse anche dei turisti, diciamo sempre che vogliamo una Pescara turistica. A Pescara c'è chi è impiegato nelle attività commerciali e arriva in centro intorno alle 9. Non trovano parcheggio, perché? Perché ci hanno tolto quasi 400 posti nell'area di risulta, più 200 posti nel bingo il mercoledì. Contiamo che queste persone che vengono, oltre ai residenti che pagano il permesso per poter stare, un abbonamento, anche i lavoratori, e un anno di permesso per un commesso del centro, che quindi utilizza l'area di risulta, è pari a 490 euro in un anno. Beh, penso che spenda tanto, quindi viene a lavorare a questo disagio e la nostra amministrazione non ha pensato a dire allora vi lascio la riviera in un altro modo, oppure stabilita, dico riviera come può essere anche un altro parcheggio, un altro posto. Sicuramente ci saranno delle novità per quanto riguarda il trasporto, ma fino a quando non ci saranno queste novità l'amministrazione si deve impegnare a trovare delle soluzioni. E qualche giorno fa al TG6 il responsabile dei lavori del cantiere di Corso Umberto a Montesilvano ha imputato la causa dei ritardi all'ACA. Vediamo cosa ha risposto il presidente dell'azienda acquedottistica.
il cantiere di Corso Umberto a Montesilvano, che parte dalla rotatoria di Via Vestina fino all'ingresso dell'ex Monti, è diventato terreno di scontro istituzionale soprattutto a causa dei ritardi che sono stati imputati all'ACA, all'azienda acquedottistica, da parte del direttore dei lavori Marco Volpe. Non è assolutamente un ritardo a causa di ACA, perché non è un cantiere di ACA, è un cantiere gestito dal comune per la realizzazione di una pista ciclabile con fondi PNRR, dove in corso d'opera ACA è stata convocata, perché giustamente c'è stato un momento di buonsenso, e questo a onore dell'amministrazione, e ci si è resi conto che convogliare le acque meteoriche della nuova pista ciclabile a una condotta sottodimensionata non avrebbe avuto senso, quindi ACA è stata convocata. ACA immediatamente intervenuta, non era un intervento estraneo al programma degli investimenti di ACA, però non era previsto in questi momenti. In ogni caso ACA è intervenuta immediatamente, ha messo a disposizione competenze, materiali, procedure, ma non è un cantiere di ACA, quindi i tempi non sono determinati da ACA, non c'è nessuna autorizzazione che deve dare ACA, perché non è una nuova opera, semplicemente è una manutenzione strutturale di una condotta esistente. Tempi e metodi, insomma, sono nelle mani del direttore dei lavori e del comune di Montesilvano, gestore dell'appalto, in particolare del RUP. Toccherà chiedere spiegazioni a Gianni Scannella su eventuali autorizzazioni in merito a varianti del progetto in corso d'opera. Intanto i commercianti continuano a registrare un calo degli incassi giornalieri e insistono sull'esigenza di accelerare gli interventi. Il traffico sulla nazionale, l'ingorgo che diventa insostenibile nelle ore di punta su Via Vestina, completano il quadro delle criticità. Siamo allo sport calcio di Serie C. Questa mattina, prima della partenza per Rimini, il tecnico del Pescara Giovanni Bucaro ha presentato il match di domenica in terra di Romagna. Il trainer pescarese sta pensando a quale modulo scegliere. Ancora assente Vergani. Al Romeo Neri arbitra Antonio Di Reda della sezione di Molfetta. Abbiamo un ultimo allenamento che faremo oggi pomeriggio prima di partire per Rimini. Abbiamo lavorato su tutti e due, anche perché dobbiamo avere anche un'alternativa a quello che è, diciamo, il nostro abito che abbiamo indossato almeno fino a domenica, fino all'ultima partita, anche se abbiamo cambiato qualcosa. Vediamo, abbiamo lavorato, abbiamo avuto più giorni per lavorare anche sull'altro modulo che abbiamo provato nella prima parte contro la Carrarese. E decideremo oggi dopo la rifinitura, domani abbiamo ancora una lunga giornata perché giochiamo domani sera, quindi non è deciso, però può essere uno dei due e vedremo quale sarà il migliore per la partita di domani. Io dico, il tifoso è libero di esprimere il proprio parere sia nel bene che nel male, quindi non mi riguarda, faccio l'allenatore, sono pronto a queste situazioni perché mi è capitato anche in passato, lo devo fare nel miglior modo possibile. Io non voglio fare, ve lo dissi la volta, gli appelli, le cose che possono sembrare un po' di ruffianaggio nei confronti dei tifosi. Io l'unica cosa che dico, almeno durante la gara, è di aiutare questi ragazzi, perché non ci sono vecchi marpioni, non c'è gente che vuole solo timbrare il cartellino per prendere lo stipendio. Sono ragazzi che hanno voglia. È normale che, io dico, dobbiamo essere noi, anche con l'atteggiamento del finale di gara, a trascinare in questo momento i tifosi che hanno le loro ragioni per contestare la squadra, l'allenatore e i tifosi. La cosa che posso dire, io ho girato tanto sia da calciatore che da allenatore, magari non sono stato mai da allenatore in una piazza importante come Pescara, però qui noi abbiamo tutto, a noi non manca nulla, sia lo staff tecnico, sia i giocatori, dal pagamento puntuale, dai campi di allenamento. È una squadra che comunque ha un organico buono per il girone, sta facendo bene, è arrivata anche in semifinale di Coppa Italia, poteva anche andare in finale. Quindi ha elementi comunque buoni come ce n'è in tante altre squadre, perché vedendo questo è un girone comunque molto equilibrato, vedete un po' pure i risultati, ogni settimana è difficile indovinare, magari la squadra che sta dietro va a vincere come è successo al Sestri Levante 2 settimane fa a Rimini. Quindi è molto equilibrato, dobbiamo riprendere a fare quello che abbiamo fatto in tante partite di campionato.
Noi dobbiamo guardare sia la classifica, ma dobbiamo guardare principalmente a tornare a essere protagonisti, perché lo siamo stati. Non può questa squadra subire e perdere le partite che abbiamo perso negli ultimi periodi, e quindi dobbiamo tornare a fare il calcio che abbiamo fatto, metterci l'intensità che ci abbiamo messo in tante partite e riprendere il nostro cammino, quindi sia la classifica che la prestazione per ogni partita che ci sarà da oggi alla fine, noi dobbiamo trarre il massimo, perché la squadra ha le qualità per vincere le partite. Scendiamo di categoria, il Chieti domenica andrà a far visita alla Forsempronese, la squadra di Pasquale Luiso, dopo aver ritrovato il sorriso battendo il Vasto Girardi, proverà a dare continuità ai risultati. Non saranno della partita Marcovesi e Cosimo Forgione. Quest'ultimo, intervenuto ieri sera ad Offside, ha parlato dell'importanza della sfida in terra marchigiana. Ritrovata la vittoria tra le mura amiche, il Chieti prepara la seconda trasferta in provincia di Pesaro Urbino nel giro di 15 giorni. A Fano non andò benissimo, le 5 reti subite segnò il punto più basso dei neroverdi in stagione. Fame ed umiltà, le caratteristiche da mettere in campo nelle ultime 8 gare della stagione regolare per Cosimo Forgione. Il centrocampista e leader del gruppo è intervenuto ieri sera nel corso di Offside, il nostro approfondimento dedicato alla Serie D. Quindi chiacchierare non serve. Adesso non abbiamo fatto nulla, perché il nostro obiettivo è quello di risalire il più in alto possibile e basta, cercare di avere fame, umiltà, che è la cosa che in Serie D ci deve essere, perché se non ce l'hai non puoi fare determinati campionati. Quindi queste sono due caratteristiche che una squadra che vuole stare là sopra deve avere. Lontano dall'Angelini, i 3 punti mancano addirittura dal 12 novembre. Vittoria contro il Riccione per 2-1 firmato Salvatore Postiglione. A Fossombrone contro la squadra di Fucili sarà a tutti i costi una gara da non fallire. Le due formazioni sono staccate in classifica di soli 2 lunghezze. Una vittoria darebbe in primis continuità di risultati dopo un avvio di 2024 disastroso e poi metterebbe in ghiaccio il discorso salvezza, da chiudere eventualmente il 24 marzo in casa contro il Riccione. Di fare la prestazione, io penso che quando tu fai una prestazione di sacrificio, che comunque corrono tutti, attaccano tutti, difendono tutti, poi il risultato lo ottieni. E quindi noi dobbiamo dare continuità alla vittoria di domenica e dare credibilità comunque a una piazza, no? E così, avendo fame, puoi raggiungere diversi risultati. E quindi andremo lì battaglieri, ecco. Mister Luiso dovrà fare a meno proprio di Forgione e del difensore Marcovesi. Entrambi sono stati squalificati dal giudice sportivo. In mezzo al campo probabile un ritorno ad un centrocampo a due con Gai a far coppia con Castellano. Vincenzo Gatto infatti è tornato ad allenarsi in gruppo, ma non è ancora al massimo della condizione. In difesa, al posto di Vesi, si giocano una maglia da titolare uno tra Marino e Laziz. In semifinale di Coppa Italia di eccellenza nazionale, il Città di Teramo sfiderà il Paternò. Andata il prossimo 20 marzo al Bonolis, ritorno il 3 aprile in terra di Sicilia. Ai quarti di finale il Diavolo ha superato il Terracina. Il commento del tecnico biancorosso Marco Pomante. Mister, l'accesso alla semifinale è già un risultato molto molto importante e comunque prestigioso per il Teramo. Un risultato importantissimo. Diciamo che stiamo facendo una meta bella, ancora non è bellissima perché manca ancora tanto, però oggi è stata veramente una prestazione importante contro una squadra secondo me fortissima, con giocatori veramente di qualità che ci ha messo in difficoltà, però noi oggi dal punto di vista tecnico-tattico siamo stati veramente superiori, abbiamo dominato la partita, ma sono contentissimo veramente dell'atteggiamento dei ragazzi, tutti quanti, di chi ha giocato poco, stesso Thomas Oses che non giocava da tanto tempo, ha giocato titolare, ha fatto bene, ha fatto gol. Oggi alla fine ha ruotato pure un po' la rosa, la formazione titolare rispetto alla partita di Montesilvano e hanno risposto tutti quanti alla grande, quindi anche perché adesso giocheremo veramente ogni 3 giorni. Devo per forza ruotare, devo per forza far sentire importanti tutti, però a me, come ho detto ieri in conferenza, questa cosa mi vantaggia, perché quando tutti e 20 i giocatori si sentono importanti alla fine per un allenatore è facile fare le scelte. Gara giocata sul filo dell'agonismo molto molto alto, gestione probabilmente della direzione arbitrale non eccelsa. Pomante difensore avrebbe reagito in maniera diversa rispetto al Pomante allenatore.
No, diciamo che io oggi parlavo col mio staff, io da giocatore ero molto più calmo rispetto che da allenatore, mi faccio prendere di più da questi momenti, però ripeto, ci sta, era un quarto di finale, ho giocato veramente da due squadre veramente forti, è normale che il Terracina, anche la vista la loro situazione in campionato, ci teneva tra virgolette più di noi nel passare per questa competizione, però è normale che l'arbitro non è stato, secondo me, intelligente, bravo, intelligente, perché in certe occasioni la poteva gestire meglio la gara, da ambe due le parti, però a parte l'arbitro oggi penso che sia stata una partita dominata e il mio risultato è stato, diciamo, meritato. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ricordo che alle ore 21, come ogni giovedì, torna il consueto appuntamento con Velo per parlare di ciclismo. Conduce Jacopo Forcella, in studio Luciano Rabottini. Prossima edizione del telegiornale alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.